Buongiorno, sono Francesco Frendo, docente di costruzione di macchine e presidente della laurea magistrale in ingegneria dei veicoli presso l'Università di Pisa. Il corso di studi afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale e fa parte della classe di laurea LM33, relativa all'ingegneria meccanica. Ingegneria dei veicoli è uno dei 21 corsi di laurea magistrale della scuola di ingegneria della nostra università. Storicamente nasce da quello che era un indirizzo della vecchia laurea in ingegneria meccanica. Vi accedono studenti provenienti da lauree triennali del settore industriale, prevalentemente da ingegneria meccanica. Questa slide ho inserito alcune riflessioni per aiutarvi nella scelta del vostro percorso di studi. Ecco, l'automobile rappresenta il mezzo motorizzato più diffuso per la mobilità individuale e per molti è un elemento imprescindibile della propria vita quotidiana. Il settore automotive è un settore rilevante per l'economia di paesi industrializzati. Si stima che in Europa circa il 7% del prodotto interno lordo sia associato all'industria automotive. Questo ha anche importanti ricadute sull'occupazione. Basti pensare che ogni anno vengono prodotte circa 20 milioni di auto in Europa, con circa 3 milioni e mezzo di lavoratori impiegati, che vuol dire circa l'11% di tutti i lavoratori del settore manifatturiero è riconducibile a questa classe, a questo settore industriale. Quali sono i contenuti tecnici di un veicolo di oggi? E poi vuol dire quali discipline dobbiamo insegnare nel corso di studi? Bene, se questa domanda ce la fossimo posta poco più di 20 anni fa, la risposta sarebbe stata molto semplice. Un veicolo negli anni 90 era fondamentalmente meccanica, aveva un motore e tutto il resto erano accessori. Un veicolo attuale ha un contenuto tecnico che è riconducibile, come vediamo, a molte aree dell'ingegneria. Quindi vi è la parte di meccanica, sicuramente, telaio, sospensioni, trasmissione. Vi è la parte di propulsione, quindi che può essere con un motore termico, ma anche con un motore elettrico o un'architettura ibrida. Vi è una presenza sempre più diffusa di sistemi elettronici, centraline, sistemi di comunicazione. Vi è l'importanza dell'aerodinamica che ha permesso di contenere i consumi, oltre che di aumentare le prestazioni. E poi vi sono tutti i sistemi di controllo che fanno uso di sensori e comunicano tra questi settori. Basti pensare a sistemi che rilevano situazioni di pericolo, attuano manovre di frenata di emergenza o controllo di stabilità e cose di questo tipo. Quindi il veicolo oggi è un sistema complesso, con un contenuto tecnico multidisciplinare. Quali sono i trend di sviluppo dei veicoli moderni? Bene, sono riassumibili in queste tre parole: smart, green and safe. I veicoli dovranno essere sempre più intelligenti, dovranno essere in grado di riconoscere lo stile di guida, adattarsi allo stile di guida del conducente, di informarlo e per questo dovranno essere connessi con altri dispositivi, con le infrastrutture e gli altri veicoli presenti sulla rete stradale. I veicoli dovranno essere necessariamente a basso impatto ambientale, ovvero green. Questo vuol dire dovranno avere non soltanto basse emissioni, ma dovranno anche essere realizzati con materiali e tecnologie che permettano uno smaltimento nel pieno rispetto dell'ambiente. I veicoli dovranno anche garantire crescenti livelli di sicurezza, sia per gli occupanti che per il mondo esterno. Ecco, dal punto di vista della sicurezza, queste immagini sono esemplari. Vedete il confronto di un crash test eseguito su due veicoli della stessa categoria. A fine anni 90, quando è stato introdotto questo standard di urto contro frontale contro una barriera rigida, vedete un veicolo attuale che preserva l'integrità dell'abitacolo, della cella di sicurezza. Viceversa, un veicolo di poco più di 20 anni fa aveva, come dire, un esito molto più sfavorevole. Allora, abbiamo visto che un veicolo è un sistema complesso, quindi l'ingegnere automotive quale competenze deve avere? Cosa si troverà a fare nell'ambito lavorativo? Vedete, questa slide è volutamente un po' provocatoria in questo senso. L'ingegnere automotive deve conoscere una parte di motori, deve avere competenze di elettronica, segnali,
ma ovviamente deve conoscere la meccanica, così pure l'aerodinamica è parte integrante dei veicoli moderni, no? Qua vedete ad esempio un banco prova a trasmissioni, quindi qui viene provato un motore con un differenziale, semiassi, la trasmissione completa. Il veicolo può essere anche ovviamente un veicolo ibrido con sistemi di accumulo e di ricarica. Quindi il corso di studi tende a dare una formazione multidisciplinare solida. Il fatto che sia multidisciplinare la formazione è confermato dal fatto che il corpo docente afferisce ai tre dipartimenti della scuola di ingegneria. Il curriculum è unico, prevede 120 CFU, come tutte le lauree magistrali, di cui 54 vengono erogati nel primo anno, 9 materie da 6 CFU ciascuna, vediamo controlli automatici, dinamica del veicolo, materia caratterizzante, analisi dei segnali e telemetria, sistemi logistico-produttivi tipici del settore automotive, poi abbiamo tecniche di progettazione assistita sia per l'analisi strutturale, sia qua in basso, per la simulazione dinamica dei veicoli, quindi tecniche di progettazione con l'ausilio del calcolatore. Poi abbiamo aerodinamica dei veicoli, calcolo numerico ed elettronica dei veicoli. Nel secondo anno vengono erogati 51 CFU, di cui 12 sono a scelta dello studente, quindi 39 sono costituiti da questi insegnamenti, costruzioni automobilistiche, motori a combustione interna, veicoli elettrici ed ibridi, sperimentazione nelle macchine. 12 CFU a scelta vale a dire che lo studente può scegliere due insegnamenti in questo paniere, che compare qua, e addirittura può scegliere anche qualche insegnamento che non è incluso facendo domanda al corso di studio. 12 CFU a scelta vuol dire che lo studente può scegliere due tra questi insegnamenti che compaiono qua in basso, quindi progetto di supporti e dispositivi di lubrificazione, sistemi di trasporto, partecipazione a Formula Student, meccanica dei robot, sviluppo dei prodotti industriali, progetto di sperimentazione di motoveicoli. Questi ultimi due sono tenuti da docenti che operano nell'industria. Recentemente abbiamo approvato anche l'introduzione di un corso sulle tecniche di ricostruzione degli incidenti stradali. Riassumendo, gli insegnamenti possono essere raggruppati in queste macro aree: in meccanica fredda tradizionale, meccanica calda motoristica, a parte di macchine elettriche, elettroniche e segnali, degli insegnamenti più trasversali, quali i controlli, il calcolo numerico, aerodinamica. Poi abbiamo un 10% sul totale di CFU a scelta, in cui lo studente può decidere di approfondire ulteriormente una delle aree precedenti, e infine i crediti dedicati alla prova finale. Vi ho messo un paio di esempi di applicazioni tratti per esempio dalla tesi di laurea. Qui vediamo l'ambito meccanica fredda, la simulazione di prove su veicoli, questa per esempio è una prova di caduta di uno scooter con zavorra. Qua abbiamo una prova di traiettoria circolare su un veicolo basculante a tre ruote, quindi con due ruote anteriori, e qua simulazione volta alla definizione del sistema di sospensione di questo mezzo di trasporto che collega la stazione centrale all'aeroporto della città di Pisa. L'ambito veicoli elettrici e ibridi, anche qua abbiamo un esempio per lo studio di architetture di sistemi di veicoli elettrici ed ibridi, quindi questo viene fatto attraverso lo sviluppo di modelli che permettono di identificare strategie idonee di gestione delle fonti energetiche e il dimensionamento dei componenti fondamentali della trasmissione. Dal punto di vista motoristico abbiamo anche qua due esempi, uno di simulazione della fluidodinamica esterna di un iniettore e l'altro della simulazione della fluidodinamica interna di un motore particolare, in questo caso che ha due cilindri, uno che fa da compressore e uno che fa da espansore. Quindi, riassumendo, diciamo, gli aspetti rilevanti per l'ingegnere dei veicoli sono questi: si troverà ad operare in un ambiente fortemente multidisciplinare, per questo stimolante, e per questo
corso di studi tende a fornire competenze trasversali in diversi ambiti dell'ingegneria. Si troverà ad operare in un mercato molto competitivo, un mercato globale, e quindi per questo dovrà essere in grado l'ingegnere, no, di proporre soluzioni tecniche valide. E il corso di studi cerca di sviluppare questi aspetti, cioè la creatività e lo spirito critico, tramite l'analisi di soluzioni. Infine, il settore produttivo automotive è caratterizzato da numeri molto elevati. Abbiamo visto che ogni casa automobilistica deve produrre qualcosa come milioni di veicoli ogni anno. Questo vuol dire che le soluzioni ingegneristiche dovranno essere ottimizzate anche dal punto di vista dei costi. Basta pensare che su una produzione di qualche milione di unità, anche di un piccolo sistema, quale può essere per esempio una serratura, poter risparmiare 1 euro su questo piccolo sistema dà luogo come impatto sul fatturato a ordine di grandezza di 1 milione di euro. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali dell'ambito di lavoro del futuro ingegnere dei veicoli. Il corso di studio è riassunto qua, il tempo medio di laurea è circa 3 anni, è leggermente più lungo di quello che si ha in altri corsi di laurea dello stesso tipo in altri atenei, però devo dire che i nostri laureati sono molto apprezzati nell'industria nazionale e anche all'estero. Il corso di studio garantisce una rapida collocazione nel mondo del lavoro. Considerate che a 6 mesi dalla laurea tutti i nostri laureati hanno trovato impiego e l'impiego può riguardare prevalentemente settori tecnici di aziende produttrici di veicoli o componenti, ma anche per esempio aziende di trasporto oppure amministrazioni locali e statali. Infine, vi può essere sbocco come liberi professionisti, sia consulenti che nel ramo, no, assicurativo e legale. Il corpo docente ha numerose collaborazioni con aziende del settore, anche quello relativo al motorsport. Molte tesi di laurea vengono svolte in collaborazione con queste aziende. Ve ne sono alcune che si trovano sul territorio locale, a prossimità della nostra università, e questo facilita lo svolgimento di tirocini e tesi di laurea in azienda. Abbiamo alcune attività strettamente correlate con il corso di studio. Vi lascio immaginare la squadra corse, il team Formula SAE, è nato da un'iniziativa di questo corso di studio nel 2008 e oggi conta circa 80-90 membri che provengono da tutti i corsi di laurea del nostro Ateneo. Tutti gli anni cerchiamo di fornire un corso di guida sicura ai nostri studenti, che però è svolto nell'ottica di un laboratorio di dinamica dei veicoli, dove si vedono messe in pratica le nozioni che sono state studiate durante alcuni insegnamenti. Vi lascio con questo augurio, indicandovi di investire bene il vostro tempo, cioè i segreti del successo sono in questi due elementi: la passione, scegliete il corso di studio che vi piace, dovete mettere entusiasmo in quello che fate e dovete lavorare sodo. Investite il vostro tempo oggi per avere successo domani.